Ciao a tutti ragazzi, sono Joseph 15 e bentornati nel canale. Oggi vi faccio vedere una nuova uscita delle Magiche Storie Sonore. Siamo con Dinosauri e siamo con l'uscita numero 76. Adesso andiamo ad aprire questo libro. Comunque sapete che non l'ho mai visto questo film e quindi ovviamente, scusate bambini, e quindi ovviamente oggi lo conoscerò. Ok, andiamo a scartare. Ok, adesso andiamo a guardare il libro. Vedete quanto sono belle le immagini. Siamo con l'uscita numero 76. Guardiamo le immagini. Guardate la tavola com'è bella. Comunque questo film, come vi dicevo, non l'ho mai visto, ma lo conoscerò oggi insieme a voi. Vedete quanto sono belle le immagini. Adesso andiamo a prendere un attimo, bambini, guardiamo le immagini. Siamo arrivati adesso a fine storia e andiamo a prendere la statuetta. Andiamo a scartarla. Vediamo tutti i dettagli. Scusate bambini, che mi cade sempre. Ok bambini, andiamo ad aprire il personaggio. Eccolo qua, vedete com'è fatto bene il personaggio. Vedete come si vede, vedete com'è bello il personaggio. Adesso direi di posizionarlo sul Magic Box. Lo accendiamo e diamo via la magia. Dinosauri. Un grosso uovo di dinosauro è caduto dal cielo sull'isola dei lemuri. Queste dolci creature pelose lo trovano proprio quando si schiude. Tra di loro c'è chi vorrebbe adottare il piccolo dinosauro, come Plio, e chi invece teme per il futuro. Per uno come lui, quelli come noi sono appetitosi bocconcini, dice il padre di Plio, Yar. Ma il cucciolo uscito da quell'uovo è troppo tenero e gli viene dato il nome di Aladar. È un iguanodonte e in poco tempo diventa un gigante. Per questa strana famiglia i giorni trascorrono felici. Sì, felici, almeno fino a quando il cielo si illumina di una luce mai vista prima. È un asteroide, una palla di fuoco, che cadendo vicino all'isola distruggerà ogni cosa. «Corri, Aladar!» gridano i lemuri, saltandogli in groppa. Piccoli come sono, non riuscirebbero a lasciare l'isola in tempo, ma le possenti zampe dell'iguanodonte li portano lontano e in salvo. Però l'isola, la loro casa, è in fiamme. Non possiamo restare qui, sussurra il dinosauro mentre la osservano da lontano. Molti altri animali stanno cercando un posto dove rifugiarsi, ed è così che Aladar e i lemuri incontrano Beilin, un brachiosauro dal lungo collo, Ima, un'anziana stiracosaura dal possente collare d'osso, e il piccolo anchilosauro Url. Tutti insieme si uniscono a un grande branco che ha una meta meravigliosa, i terreni di Cova, una valle verde e accogliente. Sono in cammino da molti giorni e il branco è sfinito. Il loro capo, Kron, però, non sente ragioni, non vuole fermarsi. Questi amici fanno molta fatica a venirvi dietro, spiega Aladar a Kron. Perciò se tu rallentassi il passo... Ma Kron non ha nessuna intenzione di rallentare. È un prepotente e i deboli non gli interessano. Ognuno deve cavarsela da sé. Sua sorella Nira ha un carattere molto più dolce e quando passa accanto ad Aladar gli sorride. La marcia continua. Ora bisogna attraversare un deserto per raggiungere un lago dove tutti potranno dissetarsi. Ma arrivati lì, scoprono che il lago è secco. Kron allora impone al branco di proseguire senza riposarsi. A un tratto però i lemuri
Notano che c'è qualcosa sotto la zampa di Beinin. Basta schiacciare il terreno con forza e affiora l'acqua. Kron torna indietro e beve per primo, scacciando tutti quelli che si avvicinano alla pozza. Aladar invece insegna ai cuccioli come procurarsi l'acqua. Ci vuole spirito di squadra, dice loro. Intanto, due enormi carnotauri dai denti aguzzi sono sulle tracce del branco. Rappresentano un grave pericolo e Kron ordina nuovamente di rimettersi in marcia, senza riposare. Quelli in fondo al branco non ce la faranno mai, protesta Aladar. A Kron non importa. I forti si salveranno e guai se discuterà ancora i suoi ordini. Mentre cercano di mettersi al passo con gli altri, Aladar e gli amici si imbattono in Bruton, un dinosauro che fino a quel momento si era comportato da prepotente come Kron. È stanco e ferito, e Aladar si prende cura di lui portandolo con gli altri in una caverna. Bruton si accuccia accanto a un lemure sfinito. Purtroppo i carnotauri li hanno seguiti ed entrano ringhiando nella grotta. È Bruton ad affrontarli. Il gesto di Aladar, che lo ha aiutato quando era debole, lo ha cambiato. Bruton combatte da solo i predatori e quando capisce che non può più trattenerli, provoca una frana che fa crollare l'ingresso della caverna sopra di loro. Bruton si è sacrificato come un eroe, ma il gruppo adesso è rinchiuso nella grotta. Anche uno dei carnotauri è sopravvissuto e là fuori si è già rimesso a caccia del branco. Intanto il resto del branco continua la sua marcia e non tutti riescono a stare al passo. Nira segue l'esempio di Aladar e quando un cucciolo si stende stremato lo aiuta a rialzarsi. Ha capito che nessuno deve essere lasciato indietro. E nella grotta gli animali non trovano una via d'uscita, però i lemuri hanno fiutato uno strano odore. Viene da un'apertura tra le rocce, spingendo tutti insieme. Aladar e gli amici aprono un passaggio. Che meraviglia! Davanti a loro appare una valle verde, accogliente. I terreni di cova! Si commuove Ima. Ora possono bere e mangiare a sazietà. E il branco? Il sorriso di Ima si spegne. No, gli altri non potranno arrivare fin lì. La strada principale che porta in quel posto meraviglioso è sbarrata da una frana e Kron non conosce la via della caverna. Non ce la faranno mai a passare, esclama Aladar. E senza pensarci un attimo, torna indietro a cercare il branco prima che lo trovi il Carnotauro. Il Carnotauro è sempre più vicino e Kron ordina a tutti di tentare di risalire la frana. «Fermi! Io vengo dalla valle! C'è una via più sicura!» urla Aladar. «È chiaro che nessuno riuscirà a scalare quella ripidissima montagna di rocce, ma Kron si infuria. «Resteranno con me!» ruggisce e si scaglia contro Aladar. Nira fa la sua scelta. Difende il suo amico dall'attacco del fratello e si incammina con Aladar. Silenzioso, il branco li segue. Ma ecco il Carnotauro che appare ruggendo davanti a loro. «Restiamo uniti!» urla Aladar. Kron, per scappare, si arrampica da solo sulla frana, mentre il resto del branco segue l'esempio di Aladar che rimette il suo verso senza paura. Come sembrano minacciosi tutti insieme! Il Carnotauro non osa avvicinarsi. Poi scorge Kron sulle rocce e lo attacca. Kron sta per soccombere quando accorre Aladar. Affronta il Carnotauro e lo spinge verso un precipizio. Il Carnotauro cade. Per lui è finita. Ma anche per Kron non c'è più nulla da fare. La sua ferita è troppo grave. Aladar non può fare altro che accarezzare Nira, triste per la scomparsa del fratello. Seguendo Aladar, tutti raggiungono i terreni di cova. Dopo giorni tanto duri, anni di tranquillità e gioia aspettano gli amici. Hanno scoperto quanto sono forti se restano uniti e se difendono anche il più piccolo o il più debole. Insieme sono pronti ad accogliere con generosità i nuovi nati, come il figlio di Aladar e Nira,
che regala gioia a tutti. Ok bambini, abbiamo letto anche questa storia. Spegniamo il Magic Box. E se vi è piaciuto un video, mettete un mi... il... se vi è piaciuto il video, mettete un mi piace e iscrivetevi al canale. Ciao!